capitano, com'è andata questa lega? Bene, ora che ci siamo sbarbati, parliamo un po' più forte, perché se no non ci sente il microfono, perché non abbiamo... Sbarbati? No, io sì, visto che questa iniziamo con la regata. Il primo punto bello dove è stato? Il primo punto bello è stato l'arrivo. L'ultimo punto bello dove è stato? Lizard Point. Lizard Point, bello tra virgolette, è chiaro. Sì. Hai avuto un po' di FIFA, vero? Sì, peccato. Rimpiango di non aver potuto fare un video, perché in quei frangenti, con la corrente a favore che ci spingeva a 11 nodi di velocità in bolina, con quel motto non di vento, rigorosamente, capitalizzare il capo horn dell'Inghilterra, e l'angolo. Lands End, la fine della terra. La fine della terra, in punta alla Cornovaglia, dove ci si trova in oceano aperto e convergono tutte le correnti della Manica con le correnti del Mar d'Irlanda. Posto bellissimo dal punto di vista naturalistico, ma un po' meno dal punto di vista della navigazione. Poi da là si sale verso nord-ovest fino al 52esimo parallelo, per andare oltre le perturbazioni, laddove i venti tornano indietro, quindi vanno dalla costa est verso la costa ovest, ma in un mare desolato che ho definito veramente brutto, perché senza colori, tutto grigio, tutto nero, non si vede il sole, un freddo cane, con l'acqua poco sopra i 10 gradi, e il mare sempre caotico, un posto dove chi volesse mettere alla prova la propria disperazione, quello è il posto giusto, perché veramente se la superi lì, la superi dappertutto. Non andate senza abbigliamento in lianze, mi raccomando, da quelle senza parti. Senza lianze, madonna. Almeno una scaldina ci vuole, fa proprio freddino. Sì. Poi quelle lianze sono dimostrate. Da quel punto di vista stavamo da Dio. Abbigliamento norvegese. Era perfetto, proprio. Perfetto per i sì. Se consideri che abbiamo sempre dormito vestiti sul nostro mitico cuscino. Esatto, il cuscino è stato coperto, vestiti, ho dormito con gli stivali, la cerata, vestiti, proprio vestiti. Non ti convincevi a dormire dentro, eri spacciato, eh? Pensava di dormire fuori comunque. Tutto il tempo fuori voleva dormire. Per fortuna che poi è venuta più un miti consiglio. E poi siamo arrivati a Newport e guarda qua subito gli italiani che fanno lo stenditoio, il bucato, ma ti pare. Qui sono le lavanderie, mica si stende la roba sulle barche, cioè sia mai. Fa più scenografico, vero? Abbiamo messo il filo del bucato, roba molto napoletana. Torniamo alla regata, dai. Qual è stato lo scatto, il momento importante, cruciale tatticamente? Il momento importante, cruciale, ma secondo me sono stati un po' tutti giocati a stillicidio uno dopo l'altro. Due momenti importanti, quello in cui abbiamo preso questa grossa depressione, siamo andati a sud per cercare vento e l'abbiamo trovato e tanto. E l'abbiamo rischiata, perché nel video si vede che noi abbiamo già terzavato la randa, siamo con tre mani e col fiocco, ma in realtà un'ora prima non siamo riusciti a girare i video, perché era impensabile. Due a bordo, abbiamo beccato i 34 nodi di vento con una mano alla randa, il Richard frazionato aperto e la trinchetta, e ci siamo veramente spaventati, perché là è stato difficilissimo governare la barca, non si scendeva mai sotto i 18 nodi di velocità e uscivamo fra i 18 e i 23 nodi raggiunti più volte, scendendo su queste onde enormi. E la cosa più impressionante era che quando eri in cresta all'onda e stavi scendendo giù per surfare, ti guardavi a sinistra e a destra per un attimo con la coda dell'occhio e vedevi delle onde molto più alte di noi. Era come stare in un altopiano con le colline intorno. Io non avevo mai visto una cosa del genere, ed era di una bellezza unica, ma impressionante e spaventoso. E la paura di arrivare in fondo all'onda, entrare con la prua dentro e rischiare di fare un capitombolo in straorzo, strapoggia, che avrebbe voluto dire spaccare le stecche, spaccare le vele, rischiare di essere catapultati fuori bordo e quindi comunque compromettere la regata e arrivare vicini al ritiro. Invece siamo riusciti piano piano, con molta oculatezza, con molta attenzione, a chiudere il Richard e quindi a metterci in sicurezza. Poi abbiamo messo la barca più al vento, sempre con 34 nodi, e abbiamo sparato giù la randa di due mani. E da lì siamo ripartiti, abbiamo virato e siamo scappati via, dove poi... Dimentichi una scelta importante, quella del fiocco piccolo che ho fatto quest'inverno. Avevo progettato un fiocco pensando a questa regata a condizioni sui 25-30 nodi, una vela molto lunga di base, molto corta di ferritura, con un baricentro basso e che potesse dare spinta sull'onda superiore alla trinchetta, che di fatto è molto piccola e va bene per sopravvivenza, però non per prestazioni. E questa vela alla fine l'abbiamo usata meno del previsto, ma è stata utilissima anche in quella condizione. Nel momento topico, perché l'abbiamo usata per fare velocità all'asco, così lunga di base, con 30 nodi di vento, ci ha permesso di raggiungere velocità prossima ai 20 nodi più volte.
con tre mani. In sicurezza. In sicurezza soprattutto, sì, sì. Bellissima, bellissima vela, bellissimo tessuto della Bainbridge. In carpo specchio. E... una bella, una scelta vincente. Peccato che sta. Prova ad armare, non è proprio facile, cioè andare proprio con la testa nelle urne per tirarla su. Ma insomma, quello... tutto non si può avere. E poi l'altra. E poi la parte interessante, la è parte quella di là tu, perché l'hai. Quando hai iniziato a sclerare tu e la VMG negativa per scendere a sud. Eh sì, perché. Si controllava l'avversario che era a 200 miglia. Si facevano le strambate rispetto all'avversario che era a 200 miglia. Qual è un posto da Cagliari che disse 200 miglia? Quasi a Napoli devo arrivare. Esatto, da Cagliari ci voleva, bisogna andare a Napoli. Noi controllavamo le raffiche di una barca che era a Napoli. Però perché tu guardavi la cartografia, in realtà le barche erano così vicine e tutto era portato alla scala, ovviamente, quindi era un po' ingannevole. Allora vedi la barca così vicina e dici, caspita, però qua con le freccettine, due freccettine tra una barca e l'altra, in 200 miglia. La scelta tattica che ci ha permesso di distaccare l'avversario, arrivato fino a 50 miglia, non lontano da qui, di distacco. E qui sei subentrato tu che hai fatto notte di strambate corrette. Di strambate corrette, di dribbling nei vari salti di vento. E loro sono rimasti con meno vento, abbiamo agganciato più vento, abbiamo incrementato in un paio di giorni il distacco da 50 a 100, 150 miglia circa. Poi siamo arrivati a 225. Vabbè, poi li salito ancora progressivamente, però il colpo grosso è stato fatto in quel momento. Quella notte abbiamo veramente dato la volta per metterci alle spalle l'avversario e poter regatare un pochino più sereno. A volte si investe e a volte si incassa. Eh sì, bisogna sì, avere sì. Anche la fortuna di incassare al momento giusto, Diciamolo, perché i nostri avversari come erano veramente due ragazzi in gamba e in gamba. Bravissimi, stasera saremo a cena con loro e... ci hanno dato filo da torcere. Sì, assolutamente. Anche loro hanno camminato veramente forte con la barca, hanno fatto meglio da quasi 16 nodi e hanno regatato veramente bene. Non anche loro mollato. Sotto il tempo. Sì, anche loro hanno battuto il record, tra l'altro. E va bene, comunque è andata bene, il record fatto, siamo contenti di essere, nella lista. Conosciuto le nebbie del Labrador. Nel Labrador, sì, vabbè, ma. I pescherecci del Maine. Del Maine, assolutamente. E siamo felici, il risultato più importante credo che sia aver battuto questo record, che è inequivocabile. Essere entrati nella lista dei grandi nomi della vela e toccherà andare a allungare la targa adesso qua, sì. oltre sono arrivati in fondo, ora dovranno fare la targa nuova, quindi ci mettono sopra. Ci è andata bene anche in questo. Oltre al famoso Eric Tabarly, De Joyeux, Loic Peron, Philippe Poupon, Alain Collat e tanti altri, Andrea Muro e Riccardo Apolloni. Bene. Complimenti. Complimenti, capitano. Dalla Quebec è vicina e faremo di tutto per esserci. Fiume San? San Lorenzo. San Lorenzo, 700 miglia di fiume San Lorenzo. E 1200 miglia da Newport a Quebec. Sarà un bel viaggio anche qui tra Nassi e Aragoste. Questa volta mi sa che ci fermiamo. Ad Aragoste cerchiamo di prenderne qualche granchione. Ce lo mangiamo. La pentola non ci manca. A presto, ciao.